collaborazione con Daga, serramenti per passione. Ciao mamma, quest'oggi con mamma Mariana Lanteri e Beppe Carnevale. Eccoci. Che papà... Che belli che siete. No, è arrivato un complimento da Maria di Borgottaro. Grazie. Siete bellissimi insieme. Tu la porti anche sul palco, no? Ogni tanto, sì. Sì, sì. Sempre, Me la porto sempre dietro. Sì, beh, dietro, vabbè, magari non sul palco, però una volta anche ogni tanto palco. Sì, sì, sì. Quindi cresce con la musica. È sempre in mezzo, alle persone, sono tutti che la prendono in braccio, tutti che le fanno un sacco di regali. Sì, bisognerà già portarla a scuola di canto, eh? Sì, sì. Poi va in braccio a tutti, saluta tutti. Insomma, sembra un sangue non mente. È abituata, giusto, ormai. Allora, caro Beppe, allora qua stanno bollendo le patate. Bollono le patate, possiamo metterle in musica? Allora, le teniamo lì fino a quando? Fino a quando? Sono belle morbide, circa 20 minuti. Nel frattempo cominciamo a pulire i cavoli. Vediamo, dai. Allora, vediamo il nostro Beppe Carnevale. Allora, prendiamo un po' di vado di là nel bagno, nel lavandino. Vai da bagno. No, fai presto però, perché sennò dopo come facciamo? Dovevamo andarci prima mentre andava la canzone. No, vabbè, mi hai detto facciamo tutto in diretta. Vabbè, però il bagno... Ma sono puliti? Sono puliti, sì, sono puliti. No, vai a dare una mattina, dai, non si sa mai. Allora, dai, io mi siedo qui con Mariano un attimo mentre tu vai a lavare i cavoli. Parliamo un po'. Vuoi giocare con i giochi di Ludovica? Mi fa tornare bambino. Marianna, allora. Parliamo ancora un po' dello spettacolo. Parliamo di questo spettacolo. Allora, vediamo questo breve spot perché parla di quello che succederà il 14 marzo. 13 marzo, vedi, in mente il 14. Ecco, vediamolo, facciamolo andare in onda e vediamo che cosa succede il 13 marzo ad Alessandria. Il Master è un locale molto bello. E vediamo che cosa succede perché siete tutti invitati. Mariana Lanteri Show. Mariana Lanteri Show, tu sei anche, come dice, una coreografa, perché i balletti te li inventi tu, giusto? Sì, sì, la maggior parte delle volte sì, però per quella serata lì ho un coreografo, ho i ballerini della RAI, ho un corpo di ballo proprio che viene direttamente dalla RAI. Possiamo dire questo ragazzo, sperando di non portargli sfiga, facciamogli in bocca al lupo, non so se ci vede, magari... Sì, perché alle finali per diventare insegnante, come si chiama quel programma? Ballando con le stelle. Beh, quindi stiamo parlando di grossi livelli. Sì, 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 ma è molto bravo. Mi sta veramente organizzando tutto in maniera eccezionale. Ovviamente le coreografie le curerà lui. Ecco, quindi ci saranno anche un sacco di prove, è uno spettacolo impegnativo. Sì, perché sì. Bisognerà provare tutto. Sì, giusto? Sì. Tra l'altro è di Torino, quindi io mi sposto io, vado a Torino. Perché poi chi è di Milano, il corpo di ballo, insomma, lui conosce, lavorando in RAI, conosce un po' uno, un po' l'altro, ha appunto reperito questo corpo di ballo della RAI, che però chi è di Milano, chi di Torino, chi di un posto, chi di un altro, insomma ci raduneremo poi tutti per fare le prove, e ha scelto i migliori, diciamo, come dice lui. E dal punto di vista musicale invece proporrai delle canzoni nuove, riarrangerai le vecchie, come funzionerà? Beh, sì, ovviamente sì, arrangerò le canzoni che vogliono ascoltare, perché se gli faccio solo canzoni nuove poi mi sparano. Sì, sì, bene o male so le canzoni che comunque richiedono, so quelle che vogliono sentire, quindi le riarrangiamo. Quindi diventerà anche uno spettacolo lungo? No, non lunghissimo, perché sai, puoi stare seduti tante ore e si stufano. Ah, quindi non è assolutamente, non c'è neanche l'intermezzo da ballo, è tutto proprio show? Sì, è tutto show. Tutto show. Sì, come il mio debutto, come nelle classiche serate concerto, è una serata molto particolare, quindi è tutta da guardare. Invece sto guardando il Bombay perché si taglia con una facilità incredibile, c'hai una manualità pazzesca. Ma tu devi capire che io avevo un bassista quando sono partita, no? Che lui ha lavorato nei migliori ristoranti di Torino, anche nei ristoranti di Chiambretti.
E praticamente un giorno sì, un giorno no, era a mangiare a casa nostra. E chi stava bene ero io, perché cucinavano, cucinavano, chi cucinava il primo, chi il secondo, oppure viceversa, e io praticamente mangiavo. E magari basta. Ti sparecchiavano anche, ti lavavano anche no, i piatti. No, quello purtroppo no. Quello sembrava, la cucina sembrava la Seconda Guerra Mondiale. È vero, Beppe. Però... Ad esempio noi arriviamo da una cena ieri sera che è stata... spettacolare. Incredibile, perché dei abbiamo dei fans che ci regalano spesso anche robe da mangiare. Di da dove vengono? Abbiamo dei fans dell'Isola d'Elba, che lui è un pescatore, ci ha portato un pesce che è grosso così. Ma dai. Un dentice di 10 kg. Ma dai, un dentice. Ma dove lo tieni? Infatti per cucinarlo c'è voluta. Poi non sapevamo, da soli non potevamo mangiarlo. No? Allora abbiamo chiamato un po' di persone, abbiamo fatto una cena improvvisata per mangiare questo pesce. E hai cucinato tu? Un po' io, un po' mia mamma, diciamo. Ah, beh, sei sempre la mamma che mi aiuta. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Franco da San Giovanni Persiceto. Franco, San Giovanni Persiceto, Bologna. Ciao Franco, allora dici tutto. Io faccio i complimenti al cuoco. Grazie. Aspetta, te lo diciamo dopo quando ho finito. Vai sulla fiducia allora, Franco. Sì, io ho fiducia in al cuoco, sempre fiducia. Marianna, complimenti. Grazie. E poi ci vediamo stasera. Va bene. Va bene. Finale Emilia. Finale Emilia. No, stasera sono a Finale Emilia, però mi sembra il 1° febbraio sono in provincia di Bologna. Magari poi ci guardo e lo dico. Se si può dire. Dove? Appunto, ci guardo e lo dico. Va bene, no, per gli amici che vengono da fuori. Se si può dire, magari dico qualche appuntamento. No, ci mancherebbe, dai, sei qua proprio, ci hai fatto una grande cortesia a venire qua con noi, a rallegrare la nostra giornata. Franco! Marianna! Sì, dimmi! Complimenti veramente, perché... sei polivalente su tutto, complimenti. Grazie, grazie, ti ringrazio. Ciao Franco. Ciao Fulvio. Ciao Franco, piacere sentirti, buona giornata. Ciao Franco, ciao. Buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao. Beppe, cosa stai... Vogliamo le patate come sono messe? Sono dure. Sono dure, vabbè, devono bollire un altro po'. No, ho visto che però tagliavi il cavolo nero con una facilità. Poi, prendiamo una pentolina e mettiamo su... Sti cavoli. Trovate no, Beppe è arrivato un attimo in ritardo, non ha avuto tempo di preparare tutto il pentolame, però sotto la nostra cucina, senti mo, è sempre un così... Sì, tu devi vedere quando finisce di cucinare c'è veramente la cucina. Allora. Prendo un po' di acqua. Però poi, il gusto ne vale la pena. Dai, assolutamente, inevitabile. Vale assolutamente tutto il casotto che combina. Non piange mai? Diciamo che l'ho portata perché è sempre abbastanza tranquilla, anche se sono in trasmissione che magari... Sempre tranquilla. Speriamo, perché di solito quando parlo... No, però di solito è sempre tranquilla. Sì, adesso comincia a camminicchiare, però camminicchia... Ecco, abbiamo sentito finalmente. Però è abbastanza tranquilla. C'ha già una bella tonalità, Sì. Una bella tonalità. Che cerchi, Beppe? Sale, Fulvio, dov'è? Sale, ce l'hai finché vuoi. Aspetta che arrivo, gli vado a prendere. Ah, eccolo qua. L'ho trovato, il sale. Okay. Allora, il sale dove lo mettiamo? Vediamo un po' quali sono i procedimenti. Poca acqua per le foglie di cavolo. Sale. Cioè, poca acqua ma molto sale, sì, ho visto. Sì. Arrivo. Allora, cioè, dov'è? Vado. 9. Devi andare in aiuto. Ah, vado da lì una mano. No, mi metto qua, magari ho bisogno di qualcosa. Quindi vanno scottati i cavoli. 10 minuti. Quindi, come avete visto, oggi ci sono i gnocchi alla carnevale. Pronto, buongiorno. Boh. Allora, ciao Fulvio. Chi è? Puliamo, perché bisogna lavorare sulla cucina pulita. Sono la Loredana di Reggio Emilia. Loredana di Reggio Emilia, ciao. Sì. E volevo salutare la Marianna. Grazie, ciao. Ciao. Marianna, sì, è spesso di fare, da mangiare. E finché tu non hai finito la trasmissione non faccio più niente. Non ho capito. Sì, ha detto che fino alla fine della trasmissione non fa più niente, perché lì incollato davanti alla televisione vuole vedere Beppe che fa... Guarda, io sono... una grande fan tua, solo che io purtroppo ti vedo solo d'estate e sul canale 83,
Però ti seguo sempre. Grazie. Ho visto fino da quando è nata la bambina. Ti faccio tanti complimenti. Grazie, grazie mille. Guarda, grazie Loredana. E tu hai la bontà in viso. Non è possibile non volerti bene. Penso, proprio che bel complimento. Grazie, bello. Ti ringrazio. Ciao, allora, beh, guarda, ha fatto anche una bella smorfia d'approvazione anche... La bambina? Ciao Loredana, bene, buona giornata. Ciao Loredana. No, volevo entrare anche con voi, ma magari mentre stanno cuocendo le nostre cose, prima di andare all'altro pezzo, perché vedo che, sì, gli amici parlano, ci sono tante trasmissioni che naturalmente fanno vedere l'orchestra, questa è una di quelle, un po' modificata perché facciamo anche a mangiare, però ho visto... ci sono proteste in atto perché c'era una delle poche radio in Italia, ce n'erano forse due, è vero, che mandavano musica di orchestre, una forse la più famosa che è quella Radio Z, adesso ha cambiato completamente palinsesto e non fa più musica da ballo. Avete sentito anche qualche vostro fan, si è lamentato? Ma sì, però io ho la mia posizione, nel senso che... Ognuno può prendere la sua posizione, nel senso favorevole o contrario a quello che è successo, ovviamente a noi. Ma diciamo, sì, diciamo che la gente che era abituata ad ascoltare le nostre canzoni su Radio Z ovviamente si trova un po' spiazzata perché... Per noi era una bella vetrina, per noi, nel senso comunque... Però, se devono sopravvivere devono fare delle altre cose. Però giustamente Zibetti, che sarebbe il proprietario della radio, ha una certa età, ha comunque gestito per tantissimi anni, è giusto che magari... vada in pensione anche lui, nel senso, se poi, nel senso, è quello che ha scritto anche sui social, esatto, nel senso, esatto. Si vuole dopo 40 anni, perché comunque portare avanti la radio così è impegnativo, per cui giustamente come tutti vanno in pensione o comunque come tutti decidono cioè, di fare attività, chi l'ha rilevato, aziendali, esatto. Lui ha fatto la sua, che si può condividere oppure no. Io la condivido, nel senso che comunque è giusto, ci dispiace, perché comunque per noi orchestre era un gran bel punto di riferimento. Ciao Angelino, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, sì, chi parla? Pronto? Sì, parli pure. Allora, io sono la Guerrina di Mantova. Guerrina di Mantova, dimmi Guerrina. Ciao Guerrina. Ciao, Guerrina. Lei è la mamma della nostra presidente delle Fans Club. Ah, penso un po'. Ciao bene. Guerina! Ciao ragazzi! Stefania? Tutti bene? Stefania a lavorare? Per quello, allora ho fatto io per lei. Lei a lavorare, fa il pomeriggio. Ah, mannaggia! Lo so, ma gli orari delle trasmissioni televisive, comunque avrete modo di vedere su YouTube o su altri canali parte di questa puntata di quest'oggi, perché vedere Beppe Carnevale... Insomma, ma io ho voluto salutarli perché li vedo in diretta adesso. Mi fa allora piacere. Detto, guarda Stefania, lo faccio io. Grazie Guerrina, grazie. Salutala quando torna a casa e saluta anche Beppe. Saluta tutti. Va bene, comunque ci vediamo. Ci vediamo sì. Stasera. Io spero. Ciao, ciao. Ciao piccolina. Ciao, Lalu. Saluto ragazzi. Tanti auguri. Ciao, grazie. Ciao Guerrina, ciao. Tra l'altro ricordiamo chi ci sta ascoltando che il nostro fans club che parte da Mantova, passa da Modena e poi viene su il 13 marzo, siamo già a quota 2 pullman. Chi si vuole comunque. Sì, poi diciamo aggregare... anche per i pullman, come fare, i numeri per prenotare. La locandina ce l'hai, no? Sì, 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 ce l'ho, dopo lo faremo vedere, ma comunque lo ricorderemo là, perché è un... Come dire, sono di quegli appuntamenti importanti che tengono legati tutti i fans, tutto il pubblico. 5 anni di attività e già ora, tu con Baguti quanti anni ci sei stata? 13. 13 più 5, 18, vedi quando ho detto che 20 anni che canta ci sono. Non ci sono già, più. Sono 18. Ma prima di Baguti come facevi? Niente, eh? Beh, studiavo. Sì, però nessuna orchestra. No. Proprio Baguti ti ha preso... Sì, sì, finito di studiare e subito a lavorare. Ma come ti ha contattato? Così, no, diciamo che è stata una cosa un po' particolare. Lui è venuto con la sua orchestra, che io non li conoscevo. Però io andavo spesso a ballare nelle sagre con mia mamma. E l'unica volta, penso, che li ho visti, che sono venuti... non l'avevo mai visti, eppure le sagre con mia madre d'estate le giravamo tutte. Sono venuti in una sagra il 1° maggio del 98, me lo ricordo sempre,
e al mio paese, vicino proprio alla mia vallata, e siamo andati lì a ballare. Tu sei di Savona, se non sbaglio? No, di Sanremo. Ah, di Sanremo? Di Arma di Taggia, di Arma di Taggia. Arma di Taggia, già, subito dopo. Luca Bergamini si era confuso, ha detto che io sono ligure. Perché lui, sì, infatti in trasmissione ha detto, ci aspettiamo il pest. La ligure sono io, sì. Ciao Luca! E niente, poi ho cominciato ad ascoltare le canzoni, nel giro di una settimana penso che le ho imparate tutte, perché io, quella sera lì mi sono fatta comprare da mia madre tutte le cassette e DVD che c'erano. Opla. Ah, quindi hai imparato tutto il repertorio? Sì, in una settimana. Poi andavo in giro, mentre ballavo, cantavo, si vede che mi ha sentito. Poi sono andata con loro in viaggio, il primo viaggio che ho fatto, insomma, vacanza. Sono andata con loro in un villaggio in Sicilia bellissimo. E sulla nave cantavo, perché cantavo dalla mattina alla sera, ero stufavo tutti. E allora si vede che mi ha sentito, poi probabilmente magari la sua cantante aveva già detto che stava a casa a fine estate. Ileana si chiamava? Ilaria. Ilaria, scusa. Sì. Ilaria, e va, nel giro di 5 mesi ci siamo contattati, ci siamo messi d'accordo e a settembre, poi, maggio l'ho conosciuti. E a fine ottobre sono entrata. Insomma, poi lì sei stata sempre cantante ufficiale dell'Orchestra Bagutti. Mm. Pronto, buongiorno. Pronto, c'è qualcuno in linea? Già riattaccato? Pronto? Sì, chi parla? Sono Antonio. Antonio, da dove ci chiami, Antonio? Da Fellegara. Fellegara. Mia moglie Marisa, volevo salutare Marianne. Ah, ciao, ciao Antonio, come stai? Ci vediamo domenica. È un po' che non ci vediamo, va bene, ci vediamo domenica. Domenica sei al mio paese. Marisa sta bene? Di Parma, di sì, Spendere, sì, sta bene. State bene. Bene. Non ci vediamo, finalmente domenica ci ritroveremo. Va bene, allora ti aspetto domenica. Ok. Grazie per aver chiamato, ciao Antonio. Ciao Antonio, buongiorno. E la tua piccolina. Ciao, grazie. Che è bellissima. Ciao, saluta. Ciao, ciao. Ciao, ciao Antonio. Stavamo parlando di viaggi, possiamo parlare anche del viaggio che faremo a settembre, un po' presto, però vabbè. Dove vai? Dove sei già stato anche tu, all'Isola d'Elba. Ah, lo stesso villaggio? Ortano Mare. Ortano Mare, è bellissimo, bellissimo. A settembre? Dal 10 al 17 settembre. Ti fai un po' di vacanza? Sì, sì, sì. Già, dopo una grande tournée estiva, come al solito, è impegnativa. Tra l'altro quest'anno, nonostante gli europei non ci sono. Di calcio, calcio, sì. Abbiamo un fine giugno, inizio luglio, molto già ricco di date, per cui ringraziamo tutte le gestioni, le feste. Che nonostante il rischio, ma tanto non ci sarà, perché secondo me l'Italia non arriva. Ma dai, come sei pessimista? Avete fatto bene a contattare la nostra orchestra, perché tanto non ci sarà il problema dell'Italia, secondo me. Andrò fuori subito. Vedendola giocare. Vabbè, no. No, comunque dicevo, dal 10 al 17 andremo andremo in all'Isola d'Elba, Ortano Mare, un villaggio, tu lo conosci, sì. Bellissimo. Insieme a noi ci sarà un ospite, un'orchestra ospite, un gruppetto molto valido che sta prendendo piede, sicuramente tu lo conosci, si chiama Marina Damiani. Certo! È un'orchestra che si sta formando molto, molto bene, sono molto bravi, bravi musicisti, e ci affiancheranno per questa... L'ho sentita proprio ieri, perché l'ho invitata a venire qua, perché... E mentre ci siamo, lo diciamo, per cui so che molte persone, molti signori che vengono vogliono anche l'animazione di pomeriggio, il nostro coreografo, che ci curerà lo spettacolo del 13 marzo, verrà anche lui insieme alla sua compagna, non so, compagna, ballerina, quello che è. Comunque, il pomeriggio, un'ora di scuola di ballo gratuita. Alla grande, qui è una grande fantastico. Festa. Fantastico, io mi sono prenotata. Sei tu che devi fare l'insegnante. Pronto, buongiorno. Buongiorno Fulvio, posso salutare questi due bellissimi ragazzi? Prego, grazie. Chi sei? Come ti chiami? Da dove chiami? Marianna, Beppe, sono Deanna e Luciano di Casal Grande. Ciao! Ciao, come state? Non ci vediamo, è un po' che non ci vediamo, un po' per motivi di salute, così, ma insomma. Comunque vi ho sempre nei miei pensieri. Grazie, grazie, vi salutiamo veramente di cuore. Siamo Casal Grande, non è in provincia di... Reggio Emilia. Sì, c'è il bocciodromo. Verso il 20 amico. Maggio, il terzo sabato di maggio. Sì, ci siamo visti anche al bocciodromo, poi ci siamo... Sì, certo. E guarda che sto vedendo il vostro cucciolo, è bellissimo.
cucciola, ma è lo stesso, a me anche cucciola, guarda, fa bene. Anche se cambiamo la desinenza finale, non fa mia nulla, come si. È già lì che gioca, perché io non... Ma guardo sì, un po'. Gioca. Ma quali sono i giochi preferiti, Mariana? Ma c'è la casa piena di giochi, un casino incredibile in casa. Per camminare dobbiamo fare così, guarda. Non ci stiamo più. Immagino. Poi butta tutto all'aria, poi c'ha il girello, la macchinina, l'altro, cioè di tutto, una roba incredibile. Ma è giusto, finché sono piccolo che si deve... Camera degli ospiti è diventato il suo guardaroba. abbiamo due stand, quelli da negozio. Oltre a due armadi da sei ante, che quelli lì purtroppo sono i nostri. Vabbè, certo, tu chissà quanti vestiti avrai. No, ne abbiamo tre di armadi. Sei più amante dei vestiti o delle scarpe? Perché ci sono molte tue colleghe che hanno tipo, non sto scherzando, dai 4 ai 500 paio di scarpe. No, non sto scherzando. Io sono veramente, sì, sono amante delle scarpe. Anche tu e i vestiti, ovviamente, sì, per mestiere che faccio, la casa piena di vestiti, poi sai che bisogna sempre cambiare. Chiaro. Quindi ovviamente gli armadi sono essenziali nelle case. Pronto, buongiorno, un po' di saluti dagli amici, li sentiamo. Pronto, sempre. Buongiorno, ciao! Chi sei? Lidia Codigoro! Chi? Chi è? Ah, la Lidia da Codigoro! Lidia da Codigoro, ciao! Ciao! Come stai? Ciao a tutti! Ciao, ascolta Marianna, ci siamo conosciuti in una serata che sei venuta qua vicino al mio paese, una serata che ho partecipato, che sono venuta a vederti. Ma Caprice forse? Sì, forse sì. No, una festa a Yolanda di Savoia, una serata. Ah, Yolanda di Savoia, Yolanda, sì. Yolanda. Peccato che non ci sia più la festa di Yolanda di Savoia. Mannaggia, è vero, bella festa. Peccato che non fanno più... peccato che non fanno più quella bella festa che era... Scusa un attimo, perché se no se ci accavalliamo non sentiamo più. Finisci pure, Lidia. Vedevo tutti, anche Omar, Polisano. Una sera che c'eravate tutti? No, è possibile. Sì, sono andato a vedere tutti loro. Ah, sei andato a vederli tutti. Sì, perché era una festa. Non più, purtroppo. Non riesco a venire lontano, come si sa, che non riesco... Va bene così, tu. Vi saluto, vi faccio i complimenti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ti ringrazio. Ciao, un bacione. Lidia. Allora, devo dirti, ti faccio una confidenza. Quando mia moglie ogni tanto le gira di fare il cavolo, io mi sposto, apro le finestre, faccio su... Adesso mi ritrovo qua. Se permetti vado di là, perché c'è l'odore non del cavolo. Non fa mica puzza. Io, no, no, ma il cavolo... No, ma è un'allergia personale. Ho il naso fine, ma non... Pronto, buongiorno. Buongiorno Fulvio, chi è? Aldo da Ravenna. Oh, ciao Franco da Ravenna. Aldo, scusa. Ciao, no. Aldo. Aldo, ciao. Ciao Marianna. Come stai? È un po' che non ci vediamo, eh? Sì, è un pezzettino proprio, dai. Abbiamo passato un po' delle giornate poco belle, però adesso andiamo, dai. Poco belli in che senso, Aldo? Dai, non abbatterti. Sono venuti i ladri in casa. Oh, signore, questa storia, guarda. Non se ne può veramente più questa storia di ladri, cioè credo che ognuno di noi mai subito un furto. Due volte, eh? Aspetta un attimo, Beppe, non parlare, va che meglio. No, ma perché veramente ormai sta diventando una roba che non se ne può più, tutti... È un po' il terrore di tutti, perché veramente senti sempre che mi sono entrati in casa. Di pure Aldo. Aldo. Volevo chiedere cosa fa Beppe di buono, che sono io, è venuto adesso in casa io. Spiegalo gnocchi, Beppe. Gnocchi alla carnevale. Gnocchi alla carnevale con cavolo nero e crema al taleggio. Aldo, però. Un trionfo. Bene, speriamo che qua un giorno sentire il profumo anche in televisione. Sì. Quindi dice che c'è puzza lui. No, no, non ho detto puzza. Non ho detto puzza. Sì, Aldo, tu... Al suo odore. Marianna, Aldo, tu che tua moglie cucina così bene, mi raccomando, è un po' sulla fiducia. Va. Non ti preoccupare, vedrai che Beppe farà un piatto spettacolare. Vienici a trovare però. Magari non all'altezza di tua moglie. Va bene, ciao però Aldo. È bravo. Ci andiamo a trovare, Un salutone a tutti. Ciao, dai. Grazie. Salutaci la Romagna. Saluta la Romagna. Ciao Aldo, ciao. Allora, Ravenna. Allora, gnocchi alla carnevale. Allora, sono finito queste patate, i bollini. Beppe, non abbiamo un appuntamento da dire lì in Romagna? In Romagna... Adesso prendo il calendario, così ci va. Sono già stato. Al Tris. Forse però programmiamo un'altra data ad aprire alla Cadelballo. E Tris. Poi al...
Tris, ci siamo adesso a metà febbraio. Il 3 adesso prendo il calendario, così ce l'ho. Caso, no? Rotta? No. Dall'amico Gastone? No. No, però lo salutiamo qualora volesse farci andare. Lo salutiamo indipendentemente, però. Io voglio dire una cosa, io faccio l'invito. Ti ho già confermato la data di Olmo, per caso, no? Sì, dovremmo averla. Sì. Dovremmo, no, cosa vuol dire? L'ho vista in calendario. Ah, l'hai vista in calendario, perfetto. Paolo, mi raccomando, eh. Paolo, no, perché. Poi... Se non andiamo bene a suonare, prendi me a, prendi, a cucinare. Aiuto, cucino per 12.000 persone. Più o meno è quella la cifra che passa. Esatto, in cucina ci puoi andare. Vabbè, 11.29, un attimo di pubblicità. Oh, stampatate, perché qua è tardi, è fra un'ora. Tranquillo, tranquillo. Ce la facciamo? Sì, sì. Cioè, abbiamo i tempi giusti, no? Per dopo ti voglio vedere a pelare le patate. Perché è un'altra di quelle attività, pelare le patate, è vero? Che si fa. Io sono un maestro nel pelare le patate. Dopo ti vediamo, dopo ti vediamo. State con noi, un minuto di pubblicità. Pelo di quelle patate.